Ma ti ripeto, secondo me è diventata tra virgolette più reattiva perché è un pochino più dura in avampiede, quindi è soprattutto più stabile. Per chi corre di tallone alla fine c'è talmente tanta schiuma che... Andrea, prima di iniziare il video ti volevo semplicemente dire che, come sai, soprattutto nell'ultima trimestrale, Nike ha raccontato che intende muoversi verso le emissioni zero e nei giorni scorsi ci ha mandato una scarpa da testare, scarpa super innovativa. Abbiamo già fatto i video delle Zoomfly 4, delle Vomero 16, non riesco a immaginare quale scarpa sia. Comunque adesso io te la lancio, tu non devi guardarla, mi raccomando non guardarla, devi semplicemente dire, indovinare di che scarpa si tratta, quanto pesa e comunque raccontarci un po' quali sono le caratteristiche. Non ti chiedo di correre perché, come sai, abbiamo appena fatto un lungo e quindi però non lo so. Vediamo un attimo cosa ne pensi. Io te la lancio e dimmi tu. Ci sei? Pronto? Aia, aia, mizzega! Questa però è facile da aprire. Non far vedere l'indirizzo, sennò poi lo devo sempre blurrare, quindi non è facile. Vai. Così è meglio? Vai. Ho finito, eh? Infatti il cronometro in questo caso è molto molto scarso. Aspetta, non so come mettermi. Attenzione, però hai visto che la guarda la scatola. No, 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 non guardarla. Chiudi. Guarda la scatola. Cosa dice la scatola? Non è una solita scatola di una scarpa di Nike. Allora, Cosa ne pensi? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio e degli sprechi in modo da contribuire a proteggere il futuro dello sport. Beh, no, secondo me è assolutamente una scelta fantastica. Adesso devi capire se questa scarpa riflette un po' queste caratteristiche, però io ti dico che la risposta è sì. Beh, adesso toccala un attimo. Hai visto che non l'ho neanche tirata fuori dalla scatola? Non l'hai tirata fuori dalla scatola, ti faccio i miei complimenti, però non so se riuscirai a indovinarla. Certo, un Alpha Fly Next Percent. È un Alpha Fly Next Percent. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. A sentire la schiuma è un pochino diversa, però non è quella della Tempo Next. Sento un pezzo durissimo nella suola. No, ma secondo me è l'Alpha Fly Next Percent. E che modello è dell'Alpha Fly Next Percent? Quella con la suola non bianca ma tutta riciclata. E come si chiama? Nature? Posso Vai, tirarla fuori? poi tirarla Ma posso fuori. già Poi guardarla anche a sto tirarla punto? fuori, puoi guardarla e assolutamente hai indovinato e ti faccio davvero i miei complimenti. Bella. Ma secondo te è più leggera delle Alpha Fly Next Percent? No. Vabbè, questo poi metterò in sovraimpressione i numeri e il confronto, poi le misureremo, comunque le abbiamo tutte e due. Allora, Madonna, questa zona qua è durissima, infatti se vedi la schiaccio e non si schiaccia, mentre il sotto è una schiuma che sembra quasi meglio dello Zoom X, guarda, qua sotto si schiaccia bene, molto waffle. Boh, è strana, forse in questa maniera sono riusciti anche a migliorare un pochino di più i difettini che aveva all'inizio. Queste strighe qua sono clamorose perché lo si slacciano manco a morire. Provo a mettere su questa qua, ma mi sa che era il numero di Max e quindi non mi entra neanche per sbaglio. Però la tomaia in Flyknit, no? Già facevo fatica con il mio numero. Dai, provale, magari ti vanno bene. Te le lascio, da testare, nessun problema. Ci corro il trail domani comunque. Ci corri il trail domani. Max, belle. Ma non spingo di più. No, ho sudato sette camicie per metterle su. No, sono strette anche loro. Allora, la tolgo. Bella e bella. Strana e strana. Non so se la comprerei di questo colore. Mi sembra un poco più dura rispetto all'Alpha Fly classica.
Ah, per di più la schiuma è davvero fatta in due maniere diverse, davvero, ripeto, questa qua, questo pezzo qua è durissimo, qua sopra è morbidissimo, qua sotto è morbidissimo. Bisogna capire poi come si comporterà in strada. Io non le testerò, credo, le testerà Max, perché sennò davvero gliele distruggo queste qua. Sai che la tomaia un po' è cambiata, sembra quasi più, ti direi, plasticosa, ma dubito che sia plastica, perché si devono fare emissioni zero, a meno che sia riciclata, e boh, è diversa. Non so quanto costi sul mercato, però è un'idea carina, chissà. Se riesce a davvero abbattere le emissioni e riesce ad essere performante come l'altra, ben venga. Va bene Andrea, ascolta, fai un giro in pista oppure fai due scattini e poi dopo ci racconti quali sono le tre caratteristiche che noti di questa scarpa, va bene? Va bene, a 2 al chilometro li faccio. Puoi fare anche a 1,5 al chilometro? No. Allora Andrea, beh, non è che ci hai corso così tanto, comunque mi chiedevo quali sono le tre principali caratteristiche. Io partirei senz'altro dall'intersuola, perché è davvero particolare rispetto al modello Alpha Fly che abbiamo usato sia in allenamento sia in maratona. Cosa ne dici di questa intersuola che è Zoom X, però ha delle caratteristiche un po' diverse? Ma davvero strana, non ho... Boh, perché lo Zoom X qua, ti vedo anche te smanettarci sopra, risulta comunque un pochino più dura, da capire se questo possa portare dei vantaggi durante la corsa oppure no. Sicuramente su strada secondo me porterà dei vantaggi per assurdo, perché l'altra era davvero un po' troppo instabile nelle curve e compagnia. L'Alpha Fly, la Next Percent, l'ho trovata davvero super in pista, in me non si poteva usare, ma davvero ci correvo facilissimo e fortissimo, forse la scarpa più meglio che avevo per correre in pista. Questa qua secondo me potrebbe essere un pochino più veloce e più stabile in strada. Secondo me la potremmo testare alla maratona di Sanremo se ci invitano i nostri amici di Up & Run. Non so se tu vorrai comunque andare alla maratona di Sanremo. Ti devo dire dove sono lo stesso giorno di Sanremo, non te lo dico. No, dovrei essere un'altra maratona e vediamo. E invece l'altra domanda davvero interessante, sappiamo che questa scarpa è a emissioni zero, cosa ne pensi della tomaia che nell'avampiede al Flyknit e invece nel tallone a quello che si chiama Flyprint, cosa ne dici? Ma mi sembra quasi più traspirante. Beh, a parte che mi piaceva quella dell'Alpha Fly Next Percent, anche questa è molto carina. Diciamo che il colore non mi fa impazzire, però per il resto mi sembra ottima come tomaia anche lei. In avampiede in effetti è tomaia calzino, dietro c'è questa specie di plastica che la rende un pochino più stabile. Poi metterò, come ho già detto, il confronto del peso. Invece secondo te il comportamento nella corsa per chi corre di avampiede è più o meno lo stesso oppure cambia, e invece per chi corre di tallone cosa ne dici? Ma ti ripeto, secondo me è diventata tra virgolette più reattiva perché è un pochino più dura in avampiede, quindi è soprattutto più stabile. Per chi corre di tallone alla fine c'è talmente tanta schiuma che secondo me cambia davvero poco. Sto venendo il dubbio che siano i 40 centimetri, sembra quasi più alto dell'Alpha Fly Next Percent, però boh, mi sembra strano, però guarda che zeppa che hanno. È sopra le, no, sopra le quattro dita no, quindi boh. Metterò qualche immagine, qualche filmato di confronto tra le due scarpe. Comunque secondo me questa scarpa è innovativa e soprattutto apprezziamo e applaudiamo la scelta di Nike di andare verso le emissioni zero, e questa scarpa sicuramente è un simbolo di quello che succederà nel futuro, che ringrazio Nike per avercela inviata. Grazie Andrea, stay strong, keep running, e quando faremo 100 km sicuramente prima della maratona di Sanremo ve la racconteremo in dettaglio. C'è un topo là, invece che il coniglio di Max c'è un topo là. Un plauso a Nike, che anche lei come altre marche si sta avvicinando alle emissioni zero, ne abbiamo bisogno, e anzi speriamo che tutti adottino questa scelta.
Va bene, grazie ancora Andrea e spero di vederti prossimamente, magari non lungo, cerchiamo di correre un po' più forte di quello che abbiamo fatto oggi, che abbiamo fatto schifo, ma colpa mia comunque. Io ti ho aspettato oggi, Max. Ciao! Ciao!